Ciao a tutti, siamo su Costa Diadema, ma parliamo di Costa Smeralda e di un tema gustosissimo. Ne volete un assaggino? Ristoranti, pizzerie, trattorie, family restaurant, laboratori di cucina, insomma, ce n'è per tutti i gusti. Un'altra chicca, il bacaro veneziano, dove bersi un bicchiere e perdersi fra i cicchetti. Si chiamano così, sono come le tapas spagnole o come i pinchos. Insomma, degli assaggi di piatti tradizionali, vi assicuro che uno tira l'altro. Ecco a voi il nostro Corporate Executive Chef Stefano Fontanesi. Ciao Steve, benvenuti a bordo. Ciao Stefano, tu sei quello che farà diventare Costa Smeralda un paradiso per il palato. Vado con la domanda. Parlando di gastronomia, c'è qualcosa che non dovremmo assolutamente perderci su Costa Smeralda? Beh Steve, questa è una domanda bella difficile, devo dire. Intanto per noi mangiare deve essere un'emozione, quindi su Costa Smeralda di più. Poi l'offerta gastronomica sarà una cosa mai vista. Ti faccio un elenco dei ristoranti, posso parlare del Salty Beach o del Meneghino o del Teppagnacchi, oppure del Arlecchino. Non basta perché mi stai già facendo venire fame. Non è che possiamo magari fare un assaggio? Si può fare, dai, vieni con me. Questo è il mio mondo. Buongiorno ragazzi. Buongiorno, good morning. Steve, questi piatti che vedi sono piatti che serviamo oggi ai nostri passeggeri. Praticamente è un blind tasting. E che cos'è? Di questo menù che sarà per Costa Smeralda. Però non lo diciamo ai nostri passeggeri, non vogliamo creare un'aspettativa e poi dopo chiediamo quelle che saranno le opinioni. Ah, e la mia opinione non ti interessa? Vabbè dai, ti tengo un posto. Costa Smeralda quindi sarà il tempio navigante della cucina italiana? E non solo. Ci sarà anche un menu speciale, a questo proposito ho un video messaggio per te. Ciao Stefano, ciao Steve. Quando in costa mi hanno raccontato che immaginano la nuova nave come un omaggio all'Italia, è stato facile sentirmi subito ispirato. Sentivo già i profumi della mia infanzia, i sapori di tutti i viaggi che ho fatto in questo paese unico al mondo. È questo che voglio portare a bordo e raccontarvi con il mio menu. Ma adesso andate a godervi qualche assaggio. Buon appetito. Grazie Chef Bruno Barbieri. E poi su Costa Smeralda avremo anche i piatti tipici dei porti che la nave toccherà, così da valorizzare anche i territori. E per rispondere alla tua domanda su che cosa non bisogna perdersi di Costa Smeralda, beh, non bisogna perdersi la nave stessa. Loro non lo sanno, ma stanno assaggiando in anteprima il nuovo menù di Costa Smeralda, Blind Tasting. Ciao Caral. Ho scoperto che non bisogna perdersi questo risottino con i gamberi croccanti, queste mozzarelline, guarda la perina che carina. Poi c'è questo fritto misto, quel dolce. Vabbè, io inizio a mangiare. A te come va? No, che bello! Io invece sto preparando la prossima puntata che sarà bellissima. Anzi, sarà l'emblema della bellezza. Stay tuned! Ciao!